Io sono stato invitato anche immeritatamente, forse per avere con voi un piccolo dialogo. Non per fare la conferenza, non voglio fare la conferenza su Ilman, non voglio fare una lezione su Ilman, anche perché non potrei farla. Non voglio trasmettere una conoscenza didattica sul pensiero di Ilman. Io voglio solo rappresentarvi quello che la lettura di qualche opera di Ilman a me ha comunicato, sperando che possa essere in qualche modo comunicabile anche a voi. Ho avuto la curiosità di leggere alcune opere di Ilman, che come non ripeto la vita perché l'ha già detta molto bene Tommaso, il titolo che io avrei dato a questo piccolo dialogo, a questo piccolo colloquio, è quello del non psicologo. In effetti la psicologia, la rappresentazione della psicologia di Ilman è in contrasto con quella della psicologia, la psicoterapia soprattutto tradizionale, perché le sue teorie rovesciano completamente l'approccio analitico finora usato. È una situazione, diciamo, di psicoterapia, di approccio con il paziente, ma come diceva anche Rebecca prima, è una rappresentazione della società che attraverso l'analisi del paziente riesce comunque ad emergere nell'analisi dello psicoterapeuta. Io voglio condividere con voi, noi condividere è una parola abbastanza semplice, abusata, ma è, diciamo, usata solamente purtroppo in momenti di difficoltà, come la guerra e come in questo momento con il coronavirus. Ecco, condividere le emozioni, condividere forse la parola non è giusta, le rivelazioni che sono nate dentro di me leggendo i due testi, secondo me, fondamentali di Ilman, che sono Il codice dell'anima e Il suicidio dell'anima. Ilman viene considerato il fondatore dell'archetipo, che è un'idea analitica, proprio come la psicologia analitica che accennava Rebecca prima, già accostata da Jung. I due poli su cui si incentra l'opera di Ilman sono due, sono il mito e l'archetipo. Per questo, per accostarsi a queste due riflessioni, Ilman si concentra sulla filosofia antica. Noi consideriamo oggi il mito come qualcosa di molto materiale, senza una divinità interiore. Immaginate voi il mito, le parole di Vasco Rossi, mi sembra ci sia una canzone che dice sei un mito. Ecco, un mito estremamente visibile, estremamente materiale, forse non raggiungibile, sicuramente non raggiungibile, ma è materiale. È un mito senza una divinità anteriore, come possiamo considerare invece i miti antichi. Lontano dal mito di cui erano piene, che erano impregnate le filosofie antiche, che enunciavano concetti di mito come un raggiungere qualcosa senza poterlo fare, ma raggiungere che cosa? La realtà di un'anima o la realtà di un Dio. Noi abbiamo, ricordiamo dagli studi classici che abbiamo fatto a scuola, Prometeo, Pandora, Teseo, la stessa paura di una fenomenologia inesplicabile, se non con la lotta tra Dio e l'uomo. Anche questo è un mito estremamente, diciamo, trapassante l'età, tutte le età. Lo vediamo anche narrato simbolicamente nella Genesi, con la lotta tra Giacobbe e l'angelo. E l'anima dell'uomo, di cui l'archetipo, io cerco di darvi un'idea di quello che è l'archetipo per Ilman, non è che l'aminoacido che fa parte del DNA dell'anima, che riaffiora nell'uomo, ma nell'uomo visto nella sua complessità, che è fatta di esperienza e fatta di sofferenza. Queste sono le due cose che ci compongono. E l'analista, e questa è una esortazione che fa Ilman all'analista, l'analista dovrebbe guardare questo nel suo processo di conoscenza. Per me è stato abbastanza difficile, diciamo, rappresentarmi l'idea di archetipo così come la vedeva Ilman. E secondo me potremmo vederla nei tipi dell'Orestiade di Eschilo. Oreste uccide la madre, ma non potrà evitare che le erinni
si appollaino in eterno sulla sua schiena, complesso di colpa. Un'erica ante litteram o Edipo che uccide il padre, sposa la madre. Anche questi sono due archetipi terribili che sopravvivono alle nostre anime che nascono con loro e che vengono in qualche modo svelati letteralmente dal dramma. Dal dramma, dalla tragedia, da questo elemento che appartiene a una civiltà antica che ha fatto da substrato alla civiltà moderna, appunto, rispettando quegli archetipi che ci provengono da quei tempi. Un grande drammaturgo norvegese, mi permetto di fare queste divagazioni così, ma nel tentativo di spiegare quello che voglio dire o che perlomeno ho capito io. Un grande drammaturgo norvegese della seconda metà dell'Ottocento, che è Ibsen e che molti di voi sicuramente conoscono, ha trasportato mirabilmente nei suoi drammi gli archetipi aristocratici di Eschilo, di Sofocle, e negli archetipi però della borghesia moderna, come Casa di Bambola, che è un dramma di Ibsen. Il borghese che si contorce nei suoi drammi, come vedete, l'archetipo rimane, l'evoluzione della società va avanti e da aristocrazia, come era quella degli archetipi greci, diventa borghesia, come quella degli archetipi moderni. E il borghese si contorce in questi suoi drammi, in questi suoi pianti, che per l'evoluzione oppure l'involuzione della libertà della psiche sono nella borghesia, come è stato sempre, soprattutto nell'Ottocento e nel Novecento, celati e mascherati, senza toccare in questa sede assolutamente Pirandello, perché sennò andiamo sicuramente fuori tempo. A questo punto, questo momento, un archetipo antico e moderno può essere rappresentato dal guaritore o dal medico. Noi abbiamo un rapporto con la morte che è estremamente negativo, che è però estremamente falso, secondo Hillman. Quanto noi più prendiamo in considerazione la morte come un elemento materiale, tanto più forti saranno le armi dell'eroe che viene rappresentato dal medico e dal guaritore, coi suoi lucenti strumenti chirurgici che ricordano le spade di Teseo, tanto per che uccise il Minotauro. Il medico trae proprio la sua potenza da questo archetipo e non è il suo sapere a renderlo eroe, ma perché la gente che accosta il medico sa che sta lui lottando luminosamente come un eroe contro la morte. Queste sono considerazioni che fatte in questo momento possono in qualche modo sembrare inopportune, ma purtroppo Hillman fa questo scrive questo in altre situazioni. Queste considerazioni sono avvalorate anche da situazioni, diciamo, mediche più antiche o primitive o anche più illusorie, no? E bastava che il medico, lo sciamano, lo stregone, quello che sia, facesse qualcosa contro la morte. Oggi con il placebo, le medicine alternative, lo sciamano, le chiroterapie, le preghiere, tutte cose che comunque sia fanno del guaritore un eroe, un archetipo appunto. Queste considerazioni rendono ovvio che la scienza della medicina moderna è efficace, ma fondamentalmente, secondo Hillman, vorrei che queste cose siano scorrevoli e non, diciamo, in qualche modo ostacolanti quello che sto dicendo, la comprensione di quello che sto dicendo, perché la preoccupazione mia è di essere, diciamo, conseguenziale. Dietro ogni pratica medica è nascosto l'archetipo del guaritore, dell'eroe che combatte. Infatti il dio greco, protettore dei guaritori, è Asclepio. Questo che farvi capire l'aspetto filosofico attraverso cui opera Hillman, non solamente un aspetto medico, psicologico, psicoterapeutico. Asclepio, figlio di Apollo, nemico dell'analista, in quanto la coscienza che deriva dal medico, che deriva da Apollo, è fortemente contraria all'inconscio, quindi separando quello che è il corpo dall'inconscio, attingendo a quelli che sono i dettami della filosofia antica come il corpo che diventa la prigione dell'uomo, quindi attingendo a Platone, Aristotele, eccetera, eccetera. Se l'analista riporrà tutta la sua azione
cercando di far capire, e quindi la funzione dell'analista è quella di far capire la sua malattia erroneamente la sua malattia al paziente, lui sbaglierà, in quanto dovrebbe tenere un piede anche sull'altro Dio, non solamente sull'Apollo. Quindi far sì che il paziente razionalizzi e quindi diventi apollineo la sua psiche in maniera tale da capire il suo male è un errore secondo lui. Ma ecco perché è un non psicologo, è contrario a quello che è la psicologia moderna. Lo psicoanalista non deve dimenticare, secondo Hillman, l'altro Dio. Ecco che Hillman viene considerato in generale come lo psicoanalista che guarda la totalità dell'uomo, che insieme al paziente arriva nella sua coscienza. L'altra divinità è Dioniso. Dove Apollo è moderazione, Dioniso è esagerazione, ma l'uomo è fatto di esagerazione e di razionalità. In fondo era il protettore dell'arte drammatica Dioniso. Ecco che ritorniamo a quel discorso delle tragedie che facevo prima. Il dramma anticamente aveva effetti terapeutici e agiva proprio sul filo delle emozioni. E l'analista deve entrare non nel dramma, non nella situazione razionale del paziente, ma deve entrare nel dramma dionisiaco del paziente. Deve farsi coinvolgere dai suoi tormenti. Deve arrivare nel suo lato femminile, il lato femminile delle orge, che sono quelle dei misteri dionisiaci, in quanto solo così riesce a conoscere l'animo del paziente nella sua totalità. E questo è il concetto che secondo me fa di Hillman un innovatore nel campo della psicanalisi. E cura dell'analista sarà farsi coinvolgere dall'anima raziocinante della follia, perché la salute di Hillman, secondo Hillman, è totalità e coinvolge non solamente gli elementi positivi, ma anche gli elementi negativi della psiche umana. Per Hillman, infatti, non vorrei essere troppo, diciamo, ermetico in quello che dico. Il fallimento della medicina è proprio quella di trascurare le sfere dell'eros e dell'anima con una medicina moderna fatta di iperspecializzazioni, parcelle, gestione ospedaliera, illusione della politica, tutte cose che dimostrano come l'essere umano, preso nella sua pienezza e nella sua individualità, viene messo nell'ombra. Quindi noi oggi, per affermare la nostra individualità, dobbiamo uscire dal torrente, come diceva anche Rebecca prima, dal torrente della società che ci trascina in questo fiume e aggrapparci a un filo d'erba che sta su questo torrente e diventare non, coscienza del tutto, coscienza di una società che vuole che noi siamo nella società, che vuole che pensiamo come la società, che vuole che pensiamo come gregge, non l'immunità di gregge, che non c'entra niente con quello che sto dicendo. Ma dobbiamo fare come diceva Bauman, infatti, come la società liquida di Bauman. Andiamo a toccare quindi la sociologia. Ecco che l'opera di Hillman viene rappresentata, viene costruita non solamente secondo quello che lui pensa, ma anche attraverso la concezione del pensiero di altri pensatori come lui. Bisognerebbe introdurre l'idea di salute come è concepita oggi. La salute oggi è concepita come un miraggio. Un miraggio in cui noi ci diamo da fare durante il periodo in cui siamo sani per evitare quello che potrebbe essere la malattia. E quindi viviamo una situazione forse forzata, forse non nostra, forse non voluta, ma forse comunque sia, immaginiamo che sia desiderata. E diventa quindi un miraggio in cui non trovano spazio né il turbamento né anche la sofferenza. La sofferenza è un elemento teologico e la Chiesa ci ha sempre comunque detto che se non si soffre non si arriva a Dio. La sofferenza purifica. Pirandello diceva che invece il dolore non purifica niente, perché il dolore che lui riesce a trovare nell'animo dell'uomo, ed ecco l'individualità,
pirandelliana a questo punto, è un dolore assoluto senza nessun senso, come in effetti è Dio. E possiamo anche, questo diciamo un'idea che mi ha fatto venire, ma io comunico solamente le idee che Hillman mi ha in qualche modo suggerito, come il grido del Cristo sulla croce, che è emblematico di questo che dicevo, in quanto Dio, Dio, perché mi ha abbandonato, l'ultimo grido è dato dalla sofferenza prima di Cristo, prima che dal dolore. Il terapeuta deve solo prestare, infatti, attenzione alle urla delle ferite dell'anima, non alle ferite dell'anima. Non so se sono stato abbastanza chiaro in questo. Per lui la psicologia è il logo, il racconto più che il logo, della psiche. Il profondo in cui l'analista dovrebbe guardare seguendo l'intuizione di ciò che potrebbe trovarvi e definire questo mare che è la psiche dell'uomo, questo mare microcosmico, come lo definisce Dante, come definisce Dante in un suo verso, nel terzo canto del Paradiso, col canto di Costanza, nel canto in cui appare Costanza imperatrice, qui dice: cantando vanio come per acqua cupa, cosa grave. L'acqua cupa e la cosa grave sono il sasso che l'analista deve andare a cercare, e lo deve andare a cercare tuffandosi anche lui dentro questo microcosmo del mare della psiche, perché altrimenti il sasso svanirebbe nell'acqua cupa, come dice Dante. Se l'analista non va col sasso, col grave che segue, perde quindi il sasso che cade nelle profondità di un'acqua che, per limpida che sia, provocherebbe la sparizione della malattia, la possibilità di seguirla, e questo non se lo può permettere l'analista. Se voglio comunicare un altro elemento di archetipo che mi ha comunicato Hillman, a cui mi ha fatto pensare Hillman, che lo ha ribadito in questa sua concezione dell'anima collettiva, esiste l'anima collettiva e l'anima individuale, e l'anima collettiva riguarda appunto gli archetipi, e mi ha fatto pensare al capostipite degli archetipi, però, che è l'albero. Già Fraser l'aveva fatto con il ramo d'oro, non so se qualcuno l'ha letto, un bellissimo libro. Questa immagine dell'albero che è dissociata dall'albero delle scienze naturali, dall'albero che studia il botanico, che come la medicina intralciano la vera possibilità di analisi del profondo. Se io rimango a vedere l'albero come essenza naturale, posso solo dire che l'albero è di quella specie, di quella sottospecie, ma non vado a diciamo individuare, adoperando un termine forse un po' brutto, l'alberinità di quello che è l'albero. Un elemento che mi si può associare a questo discorso dell'albero è il mito di Palinuro. Non so se ve lo ricordate, nell'Eneide, Palinuro, il nocchiero di Enea, che è vittima inconsapevole del volere degli dèi. Vittima inconsapevole del volere degli dèi. Come vittime inconsapevoli del volere degli dèi siamo stati noi nella nostra storia e nei nostri archetipi. Infatti è stato sacrificato a Venere. Lui dice Virgilio: tante volte ingannato da arie fallaci e dall'imbroglio del cielo sereno. Significa tante volte ingannato da quello che è l'inganno continuo che ci fa la natura. Dopo, per questo possiamo passare a Leopardi, ma non adesso. Le parole di Virgilio calzano col distacco che Hillman fa fra la vita e la morte. Palinuro cade in mare e, approdato in terra nemica, viene ucciso da una miriade di frecce, il cui legno, nutrito dal sangue, si trasforma in arbusto che, se rotto, fiotta parole e sangue. Forse questo vi fa ricordare qualcosa, come ha fatto ricordare qualcosa anche a me. Palinuro è una vittima. È una vittima propiziatoria per volontà divina, perché la navigazione sia felice, perché la navigazione sia sicura. Si nasconde in questa situazione anche il simbolo, come i simboli saranno anche trattati successivamente in quello che dirò. Il simbolo del viaggio della vita umana, la navigazione deve essere propizia,
anche se costa la vita di qualcuno. Questo è un concetto che noi possiamo vedere nell'Eneide, con Palinuro, eccetera, eccetera, ma lo possiamo vedere anche oggi, che la navigazione deve essere propizia anche se costa la vita di qualcuno. Se andiamo a, in qualche modo, fare una riflessione su quello che potrebbe essere successo laddove la virulenza del coronavirus è stata grandissima, non lo so se siano state fatte scelte, questo è il mio pensiero, tra chi è molto anziano e quindi poi non potrebbe rubare il letto della terapia intensiva a uno invece che è più giovane. E allora il discorso dobbiamo andare a vedere se è giusto o meno giusto, ma questo non ci interessa in questo momento. Questo, diciamo, discorso, quindi dicevo, può essere trasportato però sul meno pagano di Virgilio Dante, che comunque usa il mito di Virgilio. Virgilio è il suo maestro, Virgilio è la sua guida. Cosa descrive Dante? L'albero, anche lui. Descrive la selva dei suicidi. E l'albero, questo grande mito, questo grande simbolo, rientra in una posizione e comunque l'anima rientra nella natura dell'albero. E nell'albero ci sta anche il mito delle arpie nella selva dei suicidi, non so se vi ricordate, che scerpano, adopro una parola che adopra Dante, gli alberi come se volesse punirli per dare ricetto all'anima. E nell'anima però, in questo mito, possiamo anche paragonare, ma adesso sto diventando un po' assurdo forse, possiamo paragonare il grande frassino sacro della mitologia norrena, che è Yggdrasil, che viene eroso nelle sue radici, come fanno le arpie con gli alberi di Dante, da quattro orribili serpenti. Anche la psicologia comunque ha usato l'albero come un mito per poter comunque analizzare la psiche umana, con il test dell'arbre di Koch, e come questo test è stato un tentativo di conoscere l'approccio profondo del rapporto tra noi e gli altri. A questo punto, Ilman, io sto ritornando a Ilman, perché quello che ho detto fino adesso sono state i pensieri che mi ha in qualche modo suggerito la lettura di questi libri. E Ilman fa una distinzione fra l'uomo normale e l'uomo naturale. L'uomo normale è quello che si identifica con l'uomo pratico, l'uomo sociale, l'uomo che fa politica, l'uomo che deve lavorare per sopravvivere. E mi ha fatto anche oggi, mi ha stupito anche oggi una frase del Papa che diceva che l'uomo in qualche modo è stato creato da Dio per lavorare, deve avere lavoro, cosa che forse contrasta un po' con la Genesi dell'uomo che lavora perché ha peccato, quindi il lavoro diventa una espiazione di un peccato. Vabbè, questo è un altro discorso. Ecco, e poi l'uomo naturale, quindi l'uomo normale, quello di tutti i giorni, e l'uomo naturale che si identifica con l'uomo spirituale, con il trascendente. E allora abbiamo, diciamo, questa dicotomia tra l'uomo normale, tra il Dio normale e il Dio trascendente e l'uomo trascendente. Su questo sono nate eresie come quella di Tommaso Bruno, che diceva che Dio era immanente, per questo fu bruciato. Non solo per questo, ma comunque cerco di essere in filosofia abbastanza, diciamo, corto, che ho bisogno di tempo per queste altre cose. Da questa unione, quindi dall'uomo normale, dall'uomo naturale, nasce l'anima. Su questa base egli si distacca quindi dall'analisi normale. Entra in conflitto con gli analisti, che sono comunque medici. Lo psichiatra è medico e specializzato in psichiatria. E quindi il medico, la parte del medico, si deve discostare dalla medicina perché diventa a questo punto un modello inautentico. L'analista non deve tener conto di essere medico perché deve mettersi in confronto con il suo paziente entrando con lui in un vuoto assoluto, in un vuoto sconosciuto dove cercare insieme al paziente la cura per le sue deviazioni. Il medico circoscrive il suo campo d'analisi. Quando andiamo dal medico dice dove gli fa male. Qui, e da lì il medico comincia a indagare.
è una situazione, diciamo, fisica, corporea. L'analista non deve far conto, come dicevo, di essere medico, perché il salvare dalle malattie prevarrebbe invece sulla conoscenza dell'anima, che ha bisogno di ben altri strumenti. A seguito di queste, diciamo, considerazioni, ci si avvicina, Hillman si avvicina, a un altro campo di indagine, la morte. Vabbè, non è che sia un argomento in questo periodo molto felice, però purtroppo è così, per quanto riguarda gli scritti di Hillman. Per Hillman l'analista deve essere esperto di tutto, di filosofia, di letteratura, di arte, strumenti appunto che gli danno la facoltà di avvicinare non la mente, ma l'anima. Rimprovera Hillman gli analisti di cercare per esempio la causa del suicidio nella mente, dimenticando che invece il suicidio non è altro che la risultanza delle decisioni dell'anima. Il filosofo dei tempi antichi era insieme medico ed era anche filosofo e riceveva i clienti mettendo un teschio sulla scrivania. Questo lo dice lui, non lo dico io perché questo non l'ho visto mai. Comunque non ho motivo di dubitare di quello che dice Hillman. Perché il teschio? Perché il teschio comporta le orbite, il medico non doveva guardare la vita, ma anche la morte. La vita la vedeva attraverso gli occhi che potevano stare dentro le orbite, ma l'anima la vedeva attraverso le orbite. Per Hillman, infatti, non è la teologia, non è la mitologia, ma è non è la medicina, ma è la filosofia a dar conto della morte. Esempio di questo connubio tra filosofia e medicina potrebbe essere Dante Alighieri un'altra volta, che è iscritto nella Repubblica di Firenze, nella Corporazione dei Medici e degli Speciali, per solo fatto che essere iscritto in questa corporazione gli dava il diritto di essere nell'arte maggiore e quindi di essere eletto tutti gli anni nel Consiglio Comunale. Ma perché Dante, che non era né medico né speciale, si iscrive nella corporazione dei medici e degli speciali? Perché il medico doveva sapere anche di filosofia e doveva attraverso questa avere un impatto diverso sul paziente. Hillman dice, esprime un concetto che secondo me è fondamentale. Costruisco la mia morte vivendo giorno per giorno. È una situazione su cui la riflessione potrebbe essere lunga, potrebbe essere anche faticosa, ma è una riflessione giusta, secondo me. La psichiatria Eros e Thanatos di Freud erano opposti, di Menninger o di Amore erano opposti. La tradizione filosofica ci dice invece che la morte è l'unico assoluto, è l'unico fine della vita. Si vive per morire. Ed ecco che l'unico modo per capire la morte è quello della ricongiunzione tra la psicologia con la filosofia. Naturalmente l'opera di Hillman è intitolata Il suicidio dell'anima. In questo punto del suicidio dell'anima proprio si sviluppa il tema più profondo di Hillman. E se, diciamo, forse riesco a dirlo con una certa chiarezza, perché mi riesce un po' difficile in questo modo esprimere delle cose che per me sono diventate ormai interiori, ma poi poterle esporre per far diventa difficile per me, ovviamente. Il pensiero della morte non può essere sempre rimandato alla vecchiaia. Voi vedete sempre in continuazione che quando si parla di morte, una persona giovane, meno giovane, 30, 40, 50, 60, non voglio parlare di morte, non voglio pensare alla morte. Ma se noi rimandiamo alla vecchiaia, no? Il concetto di morte è un periodo, quello della vecchiaia, in cui forse non si può fare più nulla, perché forse è tardi. Infatti la morte biologica ha potere assoluto sulla vita quando non si è dato spazio alla morte o al pensiero della morte nel pieno della vita. Quando, diciamo così in maniera più semplice, non si è preparati alla morte.
Allora la morte biologica ci impedisce e ci toglie il tempo per fare cosa? Per affrontare le ultime domande che noi abbiamo il dovere e abbiamo il piacere e abbiamo la necessità di doverci porre, che sono perché, che cos'è e che cosa si succede dopo la morte. Ma se noi lo rimandiamo all'ultimo punto in cui l'uomo, magari essendo troppo vecchio, queste domande non se le fa, non può prepararsi alla morte e perde l'unica nostra possibilità di redenzione. E questo viene in qualche modo ribadito, secondo me, abbastanza, diciamo, facilmente dalla preghiera per i morti. Riposa in pace. Ecco, riposa in pace. In pace è la pace che comunque sia viene data dalla morte a questo punto. È un concetto molto malinconico, ma essenzialmente vero. La teoria, a questo punto, di Hillman continua dando sempre una idea della morte che forse ci impedisce di afferrarla nel vero senso. Immaginate ognuno di noi come un architetto che costruisce un grattacielo, dice Hillman, durante tutta la sua vita, piano per piano. Alla fine della costruzione di questo grattacielo si getta dalla finestra più alta colpito da un ictus o da un colpo apoplettico. È un'idea, diciamo, estremamente negativa, estremamente malinconica, estremamente, diciamo, non vitale da quello che, di quello che potrebbe invece essere per noi la concezione della vita. La vita è canto, la vita è dolcezza, la vita è paesaggio, la vita è luce, la vita è sole, la vita poi in questo periodo ancora è uscire. La stessa cosa, e possiamo ricordare, per questo perlomeno a me mi ha riportato alla mente questo concetto di Hillman, la poesia di Leopardi, canto notturno di un pastore errante nell'Asia, che dice esattamente, io la leggo perché non lo ricordo, se no, vecchierel bianco, infermo, mezzo vestito e scalzo, con gravissimo fascio in sulle spalle, per montagne e per valle, per sassi acuti e alta arena, e fratte al vento la tempesta, e quando avvampa l'ora e quando poi gela, corre via, corre, anela, varca torrenti e stagni, cade, risorge, e più s'affretta, senza posa o ristoro, lacero, sanguinoso, infin che arriva a colà dove la via e dove il tanto affaticar fu volto. Abisso orrido, immenso, ricordatevi l'abisso di Edgar Allan Poe, il pozzo e il pendolo, ovei precipitando il tutto oblia. Vergine luna, tale è la vita mortale. Come vedete si può, diciamo, perlomeno è possibile, per quanto mi riguarda, traslare le cose da certi concetti a altri simili, che comunque proprio per il fatto di essere simili mi danno l'impressione di essere veri. Rivolgendosi a un tema estremamente vivo nell'immaginario, diverso di ogni popolo e di ogni diritto, naturalmente nel in qualche modo concepire questi concetti, Hillman, lo dico da storico, non può fare a meno, come potrebbe farlo, di studiare, di analizzare la breve storia di quello che è il suicidio. Il suicidio è, diciamo, l'espressione della morte più tragica, più drammatica che possiamo avere. Come possa essere arrivato il suicidio oggi ad essere considerato una malattia mentale? E come giustamente avrebbe dovuto fare, ha fatto, lui ha analizzato diverse scienze per poter arrivare a questi concetti. Parla di Durkheim, che sociologicamente, non filosoficamente, non psichiatricamente, analizzava il suicidio come un fenomeno da eliminare la società perché è negativo per la società. Nel Settecento, in Inghilterra, i corpi dei suicidi, proprio come deterrente, come deterrenza nei confronti di chi volesse farlo, veniva fatta un'autopsia a questi corpi e venivano trascinati per le strade.
E il diritto stesso, inglese, anche nell'Ottocento, si rifaceva sui beni fisici del defunto proprio perché si era suicidato. E i beni non passavano agli eredi, ma passavano direttamente alla corona. Naturalmente, da un punto di vista della giustizia e del diritto, questo non poteva durare a lungo, questo aspetto del diritto. E si è trovata una scappatoia per non privare gli eredi dei beni, l'eredità, del suicidio. L'infermità mentale, la scappatoia è l'infermità mentale. I suicidi sono incapaci di intendere e di volere, quindi non l'hanno fatto per loro volontà. La teologia lo considerava, e anche la legge lo considerava, uno dei reati, dei peccati maggiori contro Dio. Hillman, su questo aspetto, scinde completamente la funzione del medico da quella dell'analista. Il medico ha come compito quello di promuovere, di preservare la vita il più possibile. Vita buona uguale vita più lunga. Ma avere una vita più lunga significa non altro che posporre la morte. Nel caso del suicidio, questo non è il compito dell'analista, che pur essendo contro il suicidio, come naturalmente deve essere, il suicidio non è uno strumento non per sondare la mente, ma per sondare l'anima. E la cosa differenzia la psicologia, l'analisi moderna da quella di Hillman. Dante stesso giustificava il suicidio. Se noi ci andiamo a ritornare, io ritorno sempre a Dante, perché Dante è uno scrittore, diciamo, che passa i tempi. Dante giustificava anche lui il suicidio, da un punto di vista, se vogliamo, come quello di Hillman, analitico. A parte Pier delle Vigne, che ammirava e comunque sia doveva essere punito nella selva dei suicidi, perché per la Chiesa era un peccato mortale il suicidio. Però mette anche a guardia del purgatorio un pagano, ma un suicidio, Catone in Udicenza, pur avendo commesso il maggiore dei peccati contro Dio. Quindi riceve un premio, nonostante si sia suicidato. Perché ha fatto quel suicidio? Per una scelta giusta. Allora ecco che la funzione e la visione dello psicologo, dello psichiatra, deve per forza cambiare nell'ambito e nei confronti del suicidio. Come si può fare a condannare come fossero insani di mente gente come Petronio, come Seneca, come Socrate, come Pavese, come Virginia Woolf, come sono stati tanti, le centinaia di ragazzi e bambini che si suicidano pur non superando i 10 anni, spesso ogni anno. L'analista, come diceva Jung, non può standardizzare comportamenti suicidi, non deve esplorare la mente, ma l'anima. Deve entrare, come dicevo prima, in quelle due cose che sono espressamente comuni a tutti gli uomini nell'anima, che sono l'esperienza e la sofferenza. E per poter comprendere l'anima in questi due aspetti, che pur essendo estremamente semplici, sono estremamente complessi, nell'approcciarsi a queste profondità che l'uomo non riesce, non può e non deve, non vuole mai far apparire, lo psichiatra deve divenire come un alchimista, che usa l'alchimia dialettica come faceva Socrate in quanto si considerava una levatrice, non influendo lui stesso sul paziente, dicendo come dovevano essere le cose, ma cercando di far capire al paziente, come faceva Socrate, quelle idee che ha sono sbagliate. E allora si potrebbe accorgere, dopo un'analisi di questo tipo, che il suicidio è una scelta che non dipende dall'insanità di mente, ma dipende dalla scelta. Una scelta che, viene dalla consapevolezza, non dalla incoscienza.
Il contrario, se non fosse così, questo porterebbe l'analista a concentrarsi su una eventuale malattia più che sul suo paziente. Ma l'oggetto dell'analista è il paziente, non la sua malattia. La storia clinica, dice Hillman, è fatta di storici, di fatti storici, di esperienze, ma non sembra seguire il flusso temporale. L'anima preferisce essere rappresentata, raccontata dai sogni e dalle fantasie, che sono i simboli di quello che ci porta all'esperienza. Ciò ci riporta alla letteratura con un grande produttore di simboli, che è Eugenio Montale, con il suo correlativo oggettivo. Suscitare emozioni antiche con la sola esortazione delle piccole insignificanti realtà che ci circondano. Un sasso, un paio d'occhiali trovati vecchi di una nonna trovati dentro un cassetto, una carrucola che cigola, un volo di rondini nel cielo, una fila di rondini appoggiate sui fili elettrici, il luccichio del mare che è descritto come scaglie e non come bellezza. E l'emozione, secondo punto Montale, ci viene rappresentata attraverso oggetti concreti. Nella poesia più famosa di Montale, che è Meriggiare, pallido assorto, gli avvertimenti sensibili della realtà sono gli avvertimenti sensibili della realtà sensibili, quindi che si possono in qualche modo vedere, udire, sentire, toccare, sono la concretizzazione materiale dell'inquietudine esistenziale del poeta. Secondo me, anche per Hillman, le esperienze che nascono dalle crisi, esperienze che nascono dalle delusioni, dai sogni, contribuiscono alla crescita di una personalità. E sorse sono solamente quelle che contribuiscono alla crescita della personalità. Poi basta che in qualche modo fate attenzione a quelli che sono i vostri, i nostri ricordi, che sono ricordi che non sono in qualche modo conseguenziali, che quindi sono riproducenti una storia di noi stessi, ma sono solamente, spesso, io parlo dei ricordi più antichi, dei flash che rappresentano appunto crisi, delusioni, fratture, li chiamiamo traumi oggi, che contribuiscono alla crescita della personalità. Però di quella personalità, ognuno ha la sua personalità. E per questo fare la storia di un'anima significa per l'analista sognare il mito attraverso il paziente. Significa divenire parte del destino di un'altra persona. Voi immaginate quanto potrebbe essere, può essere e deve essere faticoso per lo psicoanalista fare un processo di questo genere. Ancora più forte, ancora più terribile, ancora più schizofrenico di quello che potrebbe essere l'attore, il bravo attore, quando recita bene perché si cala nel personaggio che rappresenta, ma non ci si cala, diventa quel personaggio. È un percorso di immane fatica, ma devia da quello che lo psicanalista normalmente oggi persegue. Ecco perché Hillman può essere considerato un non psicologo, può essere considerato uno che unisce filosofia, che unisce psicologia, che unisce letteratura, che unisce storia dell'arte, che unisce filosofia, per usare questi elementi come strumenti per sondare l'anima e poi quindi poi alla fine guarirla, perché non è che uno va dallo psicanalista e lo paga pure per non guarire. Ma praticamente alla fine del discorso non si può cogliere la storia di un'anima seguendo una storia clinica, ma si può cogliere la storia clinica mediante l'esplorazione della storia animica. E l'analisi per Hillman è proprio questo. Non cogliere la storia clinica, la storia di un'anima seguendo la clinica, ma attraverso
l'anima, lo studio dell'anima, si può arrivare alla storia clinica del paziente e quindi poi usare gli strumenti che servono per guarirlo. Concludendo, Hillman dice che la morte può essere esperita, anche questo è un altro concetto molto profondo che a me è piaciuto molto, come stato dell'essere e non del non essere. La morte è, non è un qualcosa che non è. La morte e la vita sono due cose che sono. Quindi il paragone tra l'essere e non essere, la morte e la vita, Hillman lo fa in maniera diversa, in maniera estremamente originale rispetto agli altri. La morte può essere esperita come stato dell'essere, quindi. Io termino questa mia discussione, questo mio dialogo, questa mia rappresentazione di me stesso poi alla fine, con l'esame dei famosi complessi, no? Quando si parla, c'è un complesso non risolto di una fobia, quando si parla di una nevrosi. Complessi che diventano causa appunto di una malattia. La morte trasporta la vita nel registro eroico, intrecciandosi con la tragedia. E quindi non ci può essere vita se non c'è tragedia. La tragedia è il simbolo per eccellenza del nostro simbolismo archetipico, antico. È proprio il suicidio, dice Hillman, che sottolinea la violenza lancinante della tragedia. Se noi andiamo a vedere quei due esempi che vi ho fatto, Oreste non si suicida, ma Oreste è tormentato dalle rinni per tutta quanta la sua vita. Edipo non si suicida, ma si strappa gli occhi con le fibbie della tunica e vaga, mendico, per tutta la vita. Hillman, diciamo, affronta il suicidio come una realtà umana e non come una realtà disumana. Per sottolineare il pensiero di Hillman, finisco con questo, egli stesso ricorda le parole di Amleto nell'atto primo, la scena quinta. Amleto dice: non importa se vivo o se muoio. E su questa frase Hillman afferma che quando succede questo, il tempo è fuori di sesto e il suicidio lo rimetterà a posto. Grazie.